Salve a tutti e benvenuti sul nostro canale Tessiland. Io sono Rosalia e questa è la rubrica del come fare. Oggi realizzeremo insieme una sfera di Natale molto semplice. I colori che ho scelto per voi sono i toni classici del Natale, il bianco e il rosso. Andiamo a vedere cosa utilizzare. La sfera che io ho deciso di utilizzare è una misura 14 cm, ma voi ovviamente avrete a disposizione anche altre misure in base alle vostre esigenze. Partiamo. Innanzitutto andiamo a fissare con un puntino di colla il nostro lastrino che servirà per legare il dion. Prendiamo il nostro dion e cominciamo a girarlo intorno, senza farlo scivolare. Cerchiamo di avvolgerlo prima da un lato e poi dall'altro. Andiamolo a legare col nostro nastrino in modo da non farlo scivolare. La stessa operazione ripetiamo anche dall'altro lato. Fissiamo anche quest'altro lato, sempre con il nostro nastrino, facendo un doppio nodo. E tagliamo il dion. Adesso cerchiamo di allargare, piano piano, senza farlo allentare, in modo da ricoprirla totalmente. Ok, il secondo passaggio, andiamo innanzitutto ad incollare i nostri pompon. Uno lo mettiamo spostato più verso destra, colliamo anche l'altro. Poi prendiamo il nostro scovolino rosso e creiamo una sorta di fiocchetto. Andiamo a legarlo. Aggiungiamo un altro scovolino per creare un po' di movimento e di volumetria alla sfera. Così. Adesso andiamo ad applicare il nostro nastrino. Io ho scelto questo Love naturale, facendo un doppio cappio. E lo leghiamo sempre al nastro della sfera, così. Tagliamo il nastrino in eccesso. Prendiamo anche il Love rosso. Sempre nastrino, sempre doppio cappio. E glielo appoggiamo ancora sopra. Sistemiamo i nastrini da essere un po' più armoniosi tra di loro. Tagliamo l'eccesso. E adesso per ultimo andiamo a incollare i nostri sonagli. Io ho scelto la misura 30 e 20 in modo da dare un po' di
colore alla sfera. Aspettiamo che si incolli bene. La nostra sfera è pronta per essere regalata oppure per abbellire i nostri salotti durante il periodo natalizio. Spero vi sia piaciuto il mio tutorial, vi aspetto per delle nuove creazioni e ricordatevi di seguirci sul nostro canale YouTube cliccando sulla campanellina per tutte le notifiche, seguiteci sui social Facebook, Instagram e TikTok e ci vediamo alla prossima. Ciao!